Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. In Libia, i due ostaggi italiani uccisi in un attacco a un convoglio dell'ISIS. Istanbul uccise le due donne che avevano sparato e lanciato bombe a mano contro la polizia. Siria, domani a Londra, il vertice Camerun-Hollande, Merkel-Putin. Sarebbero morti durante un trasferimento i due ostaggi italiani rimasti uccisi in Libia. Fausto Piano e Salvatore Failla sarebbero deceduti durante un conflitto a fuoco avvenuto alla periferia di Sabrata, conflitto che avrebbe impegnato le forze di sicurezza libiche e il convoglio dell'ISIS che si stava trasferendo con i due italiani. Nessuno del gruppo dell'ISIS si sarebbe salvato e le forze di sicurezza libiche avrebbero recuperato i corpi dei due italiani. Uccise dagli agenti turchi due donne che hanno sparato e lanciato bombe a mano contro una stazione della polizia di Istanbul prima di fuggire e barricarsi in un palazzo. Le due donne, la cui identità e affiliazione non sono state rese note, sono arrivate in taxi davanti alla stazione di polizia. Due uomini della sicurezza turca sono rimasti feriti nella sparatoria. Vertice sulla Siria domani a Londra, il premier britannico Cameron, il presidente francese Hollande, la cancelliera tedesca Merkel ed il presidente russo Putin si riuniranno nella capitale britannica ad una settimana dall'inizio della tregua in Siria. La rete elettrica di tutta la Siria nel frattempo è stata colpita da un blackout. Nei 5 anni di guerra in corso, dal marzo del 2011, sono stati frequenti blackout, ma rari quelli che hanno riguardato l'intero paese. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi riapre la partita sulle infrastrutture e scommette che prima o poi il tanto discusso ponte sullo stretto di Messina verrà realizzato, ma prima dice bisogna finire le opere incompiute. Il premier si riferisce alla Salerno-Reggio Calabria e alle opere non terminate. Sul ponte, chiarisce Renzi, si è giocato un derby ideologico. Mettiamo a posto le strade in Sicilia, devono finire i lavori in Calabria e in Sicilia, se no non siamo credibili. Giornata di maltempo oggi sul nostro paese per colpa di un vortice ciclonico che ha investito la penisola portando temporali, vento, grandinate e neve in collina. Il basso terreno sarà più esposto ai fenomeni anche di forte intensità. Il tutto verrà accompagnato da un deciso rinforzo della tramontana e del maestrale, con raffiche prossime agli 80-100 km orari. L'Italia è l'unica nazionale a compiere un passo in avanti nella top 20 del ranking mondiale della FIFA. Gli azzurri di Antonio Conte guadagnano una posizione e salgono al 14° posto. Stabili le altre posizioni, con il Belgio sempre in testa davanti ad Argentina, Spagna, Germania, Cile, Brasile, Portogallo, Inghilterra ed Austria.